Per Carl, quella giornata era stata davvero stancante. Rientrò dal lavoro e parcheggiò l'auto nel vialetto di fronte a casa sua. Entrò in casa, baciò la moglie e si mise a tavola per cenare. Cristina, questo è il nome della donna. Spense le luci ed accese dei candelabri. Voleva una cenetta romantica. Non sapeva che poi tutto questo si sarebbe trasformato nel suo peggior incubo. Iniziarono a mangiare parlando del più e del meno. Quando però toccarono l'argomento del trasferirsi in una casa più grande, l'uomo iniziò a innervosirsi. Lui, in quella casa, dove ora stavano cenando, c'era nato e cresciuto per 35 anni. A lei sembrava non interessare, pensò lui. Basta! Non poteva continuare la cosa. L'uomo soffiò sul candelabro, posto sul tavolo e sul locale scesero le tenebre. Cristina, sorpresa, si chiede cosa stesse succedendo, quando avvertì del frullo metallo attraversare le sue carni. Carl, col cuore colmo d'odio verso quella donna, ne aveva trafitto il ventre con un coltello dalla lama seghettata. Perché questo? Cosa ti ho fatto? Ti ho sempre amato, non ti dimenticherò mai. E qui la povera donna morì. Come in preda ad una trance, l'uomo si alzò. Andò nel box e prese una sega con la quale ne amputò gli arti. Poi, con della benzina, bruciò la casa e quindi ogni prova. L'odore acre della carne bruciata non sembrava turbare affatto l'uomo mentre usciva dall'edificio ormai in fiamme. La polizia non trovò mai l'omicida e il caso venne così archiviato. Anni dopo l'uomo era di nuovo sposato, la nuova moglie non sapeva di avere in casa un assassino. Una sera Carl rientrò come sempre a casa ed andò a dormire. Entrando in camera vide l'ombra alle sue spalle, non ci fece molto caso. Si addormentò e credette di avere un incubo quando vide sopra di lui lo spirito della moglie assassinata che lo guardava con un sorriso malvagio. Si pizzicò una guancia e avvertì il dolore. Non poteva essere lei, l'aveva uccisa anni prima. Sì, era lei. Terrorizzato dalla paura non poteva muovere un muscolo, un grido gli si soffocò in gola. Ti ho detto che ti ho sempre amato, ora tu verrai con me. E qui lo spirito affondò con un coltello nel ventre dell'uomo, uccidendolo.